Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Davvero siamo nella gioia per il ritorno del Palio nella nostra città e coincide con il sesto centenario di fondazione di questa collegiata. Sia davvero per tutta la nostra comunità locale, ma anche per la provincia, per la regione, un segno di rinascita. Partiamo da solide radici per generare frutti di speranza. Non era un tempo facile. 600 anni fa, mentre il Medioevo volgeva al termine, la Chiesa usciva dalla cattività avignonese e da un lungo scisma. Riunificata la cristianità d'Occidente sotto il pontificato di Martino V, papa e umanista che consacrò il Duomo di Milano, il cardinale Branda Castiglioni si dedicò alla rinascita della sua contea, proprio a partire dall'elezione della nuova arciprefettura collegiata. Edificavi una cum castro. Il motto del sesto centenario, in latino medievale, esprime un'idea non isolata ma una visione d'insieme. Non solo edificò la collegiata, ma edificò tutto il castello, luogo del ritrovo e della vita civile. Fin dalla sua nascita la collegiata fu connessa al territorio, al tessuto civile e alla riedificazione del castello ma anche del borgo. A causa dei rovesci militari, nei decenni seguenti il castello fu di nuovo distrutto all'inizio del Cinquecento, ma la chiesa e il borgo, arricchiti di opere d'arte che non si finisce mai di scoprire, vennero risparmiati e sono giunti fino a noi. E non si tratta solo degli scenari unici che faranno da sfondo al Palio 2022. Il centro storico di Castiglione Orona, con le sue porte, le sue chiese, i suoi musei, è un motivo di orgoglio, di identità e allo stesso tempo un messaggio di bellezza e un'invocazione alla pace. Anzi, come nel giorno dell'anniversario della fondazione della collegiata ci ha indicato Monsignor Timothy Vernon, storico dell'arte, questa città è un sacramento, segno cioè della promessa della città futura, la Gerusalemme del cielo, in cui tutti troveranno rifugio, pace, adempimento e pienezza. Non voglio dimenticare anche il ringraziamento a tutti voi che partecipate, ma soprattutto alla Prologo che celebra 50 anni dalla sua fondazione, in questo momento di ripresa sociale dopo la pandemia, davvero un compito non facile, quello di ricominciare a riunirsi e costruire comunità. Ma certamente non desisteremo e non desisterete di accompagnare. Una parola infine sul Vangelo che abbiamo ascoltato e anche abbiamo commentato brevemente nel responsorio. Solida è questa casa del Signore, si fonda sulla roccia. Certamente dopo 600 anni di vita questa casa si proietta verso il futuro, nella cura e nell'attenzione di tante persone, dei volontari, dei parrocchiani, delle fondazioni. Ecco, siamo fondati sopra la roccia. Ce ne siamo dovuti accorgere ancora di più quest'anno, dopo che nel settembre scorso una forte bomba d'acqua abbiamo avuto dei danni con una frana sul versante verso Lodona, una frana che non è ancora stata possibile risanare per le problematiche tecniche e anche economiche che bisogna affrontare, ma che vogliamo poter sistemare al più presto. In realtà sono stati fatti già i progetti e i sondaggi geologici che, guarda caso, ci hanno dato una risposta un po' più precisa, ma che in fondo sapevamo già.
Davvero questa casa è costruita sopra la roccia, scivolata a valle, un po' di terra che era stata messa nei decenni, forse qualche, nei decenni scorsi per costruire un piccolo terrapieno, ma la stabilità di questo edificio davvero vuole affrontare ancora i secoli. Ecco, sono qui stasera quindi a fare questo augurio di felicità di un palio nuovo e antico allo stesso tempo, che si torna a fare nella gioia, nella possibilità di condividere, di ritrovarci, di affrontare il caldo, ma con uno scopo molto bello, e anche con la speranza di unirci sempre di più per conservare i beni che abbiamo ricevuto, per presentarli al pubblico, ai turisti, alla gente interessata alla storia e all'arte e anche alla spiritualità. Ecco, credo che sia utile questa sera anche lanciare questo piccolo e umile appello alle istituzioni, ai privati, alle imprese, per collaborare per questi lavori straordinari di manutenzione che dobbiamo affrontare, che vogliamo fare con tutto il cuore per preservare il legato che ci è stato donato e che vogliamo consegnare alle generazioni future.